A tutti ben trovati a questa edizione del nostro TG regionale. Apriamo con la vicenda della GKN di Campi Bisenzio, quinto giorno di lotta contro i 422 licenziamenti annunciati dalla proprietà. Il tavolo del Ministero per lo Sviluppo Economico sulla vertenza si terrà giovedì 15 luglio in presenza in prefettura a Firenze. Intanto a sostegno della vertenza CGIL, CISL e UIL hanno proclamato lo sciopero generale nel l'area metropolitana di Firenze per il 19 luglio con manifestazione la mattina in piazza Santa Croce a Firenze e astensione dal lavoro per le prime 4 ore della giornata. Il servizio di Dario Baldi e poi la storia di Antonio, uno che è stato licenziato e che ora lotta appunto contro questi licenziamenti. Vediamo. GKN, giorno 5. Continua la lotta dei lavoratori a Campi Bisenzio. A poche ore da una tavola rotonda fondamentale che si svolgerà giovedì a Firenze, il comitato di fabbrica ha emesso un comunicato. Niente IBAN per raccolta fondi, niente concerto iniziative. Per ora no, si legge nella nota. Qua la lotta è solida, continua il comunicato. Il punto è che si deve allargare dove vi trovate. La macchina della solidarietà è strabordante. Qualità e servizi, azienda di mensa della Piana Fiorentina, servirà 100 pasti nella mattina con il lavoro volontario di cui quel cibo lo cuoce. Coop è un'azienda del territorio, porteranno due frigoriferi. La protezione civile mette a disposizione gazebi e brandine. I comuni di Borgo San Lorenzo e Scarperia San Pierero dell'Acqua. Associazioni, enti, circoli di Firenze e Prato, tutti in campo per aiutare chi lavora e chi lotta. Intanto è passato anche il secondo giorno dalla normale turnazione, ma la tensione sale, specie per gli uomini della sicurezza che puntualmente passano davanti alla fabbrica. Giovedì un tavolo con il Ministero, forse questo fondo di investimento, forse chi li rappresenta a livello italiano, dove si svolgerà sarà digitale. Sarà in presenza, quali sono le novità? Beh, intanto ieri con i lavoratori e con l'RSU c'è stata una richiesta forte che noi abbiamo condiviso, che è quella che l'incontro si potesse svolgere a Firenze pur avendo una valenza nazionale. Quindi il fatto che il sottosegretario presso la prefettura incontri noi e l'RSU con la proprietà dell'azienda è un fatto positivo che sia qua. Poi quello che succederà a quell'incontro non lo sappiamo, questo bisogna essere chiari. Noi vogliamo aprire una trattativa, per aprire una trattativa c'è un'unica condizione, il ritiro della procedura di licenziamento, perché cioè, un sindacato fa una trattativa se ha l'occasione negoziale per farla, ad oggi noi non l'abbiamo, perché se l'azienda pensa che l'unica occasione negoziale che abbiamo è quella di contrattare i licenziamenti, su questo naturalmente non ci stiamo. Io ho un figlio di 12 anni e gli si racconta il giusto, non sa, gli si è detto che sono stato licenziato, siamo stati licenziati, però lui non è che per ora guarda, non capisce bene l'enorme disagio che sta portando questa cosa, però è meglio tenerlo con calma, fargli vivere la sua vita come tutti i nostri bambini, dei colleghi, si cerca di tenerli, fargli fare la loro infanzia. Per ora non coinvolgerli, perché non mi sembra giusto, per ora dobbiamo combattere noi e speriamo di, non dico di vincere, ma di portare un risultato. Se si dà tanto potere a una multinazionale o a chi che sia, padrone, come lo vogliamo chiamare, di chiudere così da un minuto all'altro, non è un 24 ore, da un minuto all'altro e butta fuori tanta gente, cioè noi 600 in un botto, ne capiteranno altri, cadremo tutti come mosche, quindi bisogna cambiare qualcosa, cioè, non saremo gli ultimi di sicuro. Quindi speriamo di portare un risultato buono per noi e magari per gli altri. Mobilitare un bel po' di stampa, mobilitare i rossi della Toscana, mobilitare Gianni, mobilitare il Mise, perché giovedì c'è l'incontro con il Mise, cosa che altre realtà non sono arrivati a fare. Mobilitare il Mise per giovedì in un'assemblea, in una riunione, convocando anche Melrose che ha fatto questo casino per via dei soldi, e penso che abbiamo avuto per ora un buon risultato, per ora, però abbiamo paura che duri una settimana e poi ci si dimentica di tutto.
l'augurio di sentire una bella notizia giovedì, quando ci sarà dopo l'incontro con il MISE. E ora la cronaca: ucciso con 22 coltellate vicino di casa, condannato a 26 anni dal pubblico ministero, aveva chiesto l'ergastolo. L'uomo fu trovato morto il 16 luglio del 2020 nella sua abitazione alla periferia nord del capoluogo toscano, in via Rocca Tebalda. Il servizio. Condannato a 26 anni dalla Corte di Assise di Firenze, Bernardino Lai, 75 anni, accusato dell'omicidio di Fulvio Dolfi. L'uomo fu trovato morto il 16 luglio del 2020 nella sua abitazione alla periferia nord del capoluogo toscano, in via di Rocca Tedalda. Il pubblico ministero, nella sua requisitoria, aveva chiesto l'ergastolo. Per l'accusa, Lai avrebbe ucciso Dolfi, suo vicino di casa, colpendolo con 22 coltellate in varie parti del corpo, fino a provocarne la morte per dissanguamento. Lai era imputato di omicidio volontario con l'aggravante della crudeltà, che è stata esclusa dalla Corte di Assise. Per questo motivo la condanna è stata di 26 anni, la massima prevista, e non è stato inflitto l'ergastolo come invece era stato chiesto dall'accusa. I giudici lo hanno condannato anche al risarcimento dei danni nei confronti dei familiari della vittima, col pagamento di una provvisionale complessiva di 370.000 euro. Il difensore di Lai ha annunciato l'intenzione di presentare ricorso in appello contro la sentenza, sottolineando tra l'altro come non sia mai stato dimostrato il movente che avrebbe spinto il suo assistito a commettere l'omicidio e come non sia mai stata individuata in modo certo l'arma che sarebbe stata usata. Tra gli elementi emersi a carico di Lai, tracce del suo sangue trovate sulla maniglia della porta dell'appartamento di Dolfi, situato al piano superiore rispetto al suo. Nella casa del 75enne furono sequestrati due coltelli e una lama, considerati tutti compatibili con le ferite inferte alla vittima. Ed è stata condannata a 24 anni di reclusione dalla Corte di Assise di Livorno Adriana Gomez, accusata dell'omicidio di Maria Gaggioli, la 76enne madre di suo marito, che fu ritrovata cadavere in un fosso a Rio Torto in provincia di Livorno nell'agosto 2020. Non è stata dunque accolta dai giudici la richiesta di ergastolo che aveva avanzato il PM. Secondo l'accusa, Gaggioli è stata uccisa da una dose letale di Duotens sciolta nel caffè, un farmaco che la donna assumeva per curare l'ipertensione. La Gomez era accusata di omicidio, occultamento di cadavere e truffa, ha spiegato l'avvocato della difesa Francesco Nardini. Evidentemente l'impianto accusatorio non è stato ritenuto così concreto per l'ergastolo. Hanno applicato una pena minima ritenendo che ci fossero i presupposti per omicidio, ma non tali da arrivare alla massima pena. Tra 90 giorni leggeremo le valutazioni e a quel punto decideremo se fare appello o meno. E ora passiamo agli aggiornamenti del coronavirus. Sono 65 i nuovi casi in Toscana, ieri erano 66, in Italia oggi sono 1534 e ieri erano 888. Per quanto riguarda le somministrazioni del vaccino, in Toscana siamo a 3.433.799. E le dosi consegnate fino ad oggi erano di 3.862.854. E parliamo ancora di coronavirus. Per quanto riguarda i vaccini, i medici di Firenze dicono che non è il momento di rallentare la campagna, e Dattolo, il presidente dell'ordine, dice: appello a partecipare o rischi per autunno. Vediamo il servizio. Vaccinatevi, questo l'appello dei medici.
Non è il momento di rallentare la campagna vaccinale. Sarebbe un grave errore oggi scivolare nell'illusione che l'epidemia sia finita e che non possa più nuocere alla salute. Ci sono ancora decine di migliaia di persone solo in Toscana da immunizzare, sia giovanissimi che ultra sessantenni. Il virus e le sue varianti ancora non sono state sconfitti definitivamente, per cui è importante ricevere anche la seconda dose. Così Pietro Dattolo, presidente dell'Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Firenze. Arrivare all'autunno con larga parte della cittadinanza non ancora protetta sarebbe un rischio troppo alto, una mancanza di responsabilità individuale, aggiunge in una nota. Ancora una volta vogliamo rilanciare l'appello a partecipare alla vaccinazione. Serve avere fiducia nella scienza, solo così potremo lasciarci alle spalle i rischi maggiori del Covid, che di certo ancora non è sconfitto. Sopra i 12 anni è ormai possibile per tutti prenotare un appuntamento, non esistono motivi per non mettersi al sicuro. Per Dattolo i dati dei contagi sono aumentati nell'ultimo periodo, dobbiamo riuscire a velocizzare le somministrazioni e i richiami. Auspichiamo quindi che possano arrivare maggiori forniture per procedere ancora più spediti. Sarebbe importante inoltre, conclude, intensificare gli accordi bilaterali tra le regioni per garantire il vaccino anche durante i soggiorni di vacanza, quando si è lontani dal proprio domicilio. Aiuterebbe a convincere tutti coloro che oggi scelgono di non vaccinarsi per timore di rinunciare alle vacanze. Voltiamo pagina, al via i lavori per il traforo del Signorino sulla statale 64 Porrettana, dureranno circa un anno, vediamo. La ditta appaltatrice dei lavori al traforo del Signorino sulla strada statale 64 che congiunge Pistoia a San Buca Pistoiese e da lì prosegue fino a Bologna ha iniziato il montaggio del cantiere. I lavori, che ricordiamo dureranno circa un anno, dovrebbero partire, appena messa in sicurezza l'area e istituito il senso unico alternato, dallo smantellamento dei rivestimenti in lamiera visibilmente deteriorati. Ai lati della galleria verrà posizionata una serie di barriere New Jersey e ogni 25 metri un pozzetto frangifiamma che si attiva in caso di incendio per impedirne la propagazione. Il semaforo sarà di tipo intelligente e incorporerà, oltre ai 1091 metri del tunnel, anche il cantiere alla sua uscita in direzione Pistoia. La messa a punto della galleria, da realizzarsi in un anno, costerà 8 milioni di euro e sull'intera tratta è previsto un investimento di 15. Prevista a breve anche la riapertura del tratto di strada, sempre sulla Porrettana, franato il 2 febbraio 2019 e tuttora percorribile a senso unico alternato. E ora andiamo a Grosseto, accordo per ridurre gli odori degli impianti di biogas, il servizio di Carlo Sestini. Biogas, Grosseto disciplina la materia, firmato il protocollo volontario tra il comune e gli impianti a biogas. Tutto questo per risolvere i problemi relativi agli odori. Laddove manca la normativa o perlomeno non c'è chiarezza, il Comune di Grosseto ha avviato con questo accordo volontario. Un lavoro che attualmente compensa una vacatio legis, anche se sia la Regione Toscana che a livello nazionale si sta lavorando appunto in questa direzione, dimostrando che Grosseto, laddove c'è vaghezza e poca chiarezza, fa un passo avanti in sinergia con tutto il territorio per migliorare le condizioni di attecchimento di imprese e di persistenza della presenza delle imprese, ma soprattutto della qualità dell'abitare dei cittadini. Quali sono gli interventi più significativi che prevede questo protocollo? Innanzitutto si fa un monitoraggio una volta ogni 6 mesi, quindi 2 volte all'anno, di quelle che sono le sostanze contenute all'interno dei rifiuti solidi, dei sottoprodotti e quant'altro, in maniera da avere un dato oggettivo di riscontro, ma poi soprattutto si danno dei suggerimenti su base volontaria che sono stati accettati dai sottoscriventi del protocollo per quanto riguarda lo stoccaggio, lo spandimento e l'interramento e i tempi di interramento soprattutto di questo digestato. Che cosa si aspetta da parte dei comitati? Ma io mi aspetto comprensione, mi aspetto pazienza, mi aspetto il riconoscimento di un grosso sforzo non scontato. Si tratta di aggiungere ulteriori impegni in un'ottica di maggior convivenza con la popolazione, con i residenti vicino alle zone di campagna. I nostri terreni miglioreranno, saranno maggiormente fertilizzati grazie anche agli impianti che esistenti fatti in questi anni. E questa era l'ultima nostra notizia, grazie per essere stati con noi, una buona serata a tutti con i programmi di Toscana TV.